Buongiorno e benvenuti in quello che è il mio primissimo video svuota la super spesona. Super spesona, ragazzi, perché ho comprato praticamente mezzo supermercato. Allora, cominciamo subito perché c'è di molta roba da far vedere. Allora, comincio con un pochino di salumi. Ho preso questi che sono Wuerster pollo e tacchino. Ne ho prese due confezioni e a noi piacciono veramente tanto. Poi abbiamo preso, non so neanche come farò a farvi vedere l'ogni cosa perché ho la tavola sommersa da prodotti. Ho preso due salami ungheresi che erano in offerta e sono molto molto buoni. Poi ho preso questi che sono degli arrosticini di tacchino, è tacchino arrotolato. Li ho presi due con gli spinaci e funghi, due con spinaci e funghi e uno con i peperoni. Ecco, questa è spesa del penny. Allora, poi ci abbiamo anche questi qua, erano un'offerta, tutta un'offerta, ragazzi. Allora, poi abbiamo, queste sono offese di pollo e ne ho prese la bellezza di tre. E poi, perché anche queste erano un'offerta, poi ho preso questi, questa qui che è bresaola, ne ho prese due confezioni. Anche questa in super offerta. Io sto molto molto attenta alle occasioni, alle offerte, e dato che qui da me e mangiano anche le gambe dei tavolini, io mi sono fatta un po' di scortina. Poi ho preso un po' di latticini. Ho preso questo mini brie che è buonissimo, buonissimo, buonissimo. Poi ho preso questi che sono dei formaggini arrotolati, che sono veramente veramente buoni. Questo qui è con l'erba cipollina, è veramente fantastico, ne ho presi due. E poi ho preso questo qui invece, che è la variante al formaggio col pepe al pepe, va bene. Poi ne fanno anche una variante con l'ananas, che è buonissimo, una roba esagerata, un po' dolciastro, ma è veramente favoloso. E per oggi stamani non c'era. Poi ho preso questo stracchinello, lo stracchino, che anche questo era in offerta, quindi preso benissimo. Poi ho preso questa burrata è buonissima, cioè è favolosa questa marca, questa burrata qui. Ne ho prese due. Poi ho preso questa, che è una mozzarella di bufala. Io adoro tantissimo, amo tutti i tipi di formaggi, tranne quello con buchi, tipo l'Edamame, perché mi fa di mangiare una saponetta. Poi ho preso questi che sono dei formaggini freschi, fatti così, buonissimi anche questi, anche spalmati su una fetta di pane e con, non lo so, magari una fettina di prosciutto. Poi ho preso questa mozzarella a treccia, sempre della Valbontà, che questa è una marca veramente buona, cioè buona, buona, buonissima. Poi, ora scusate, ma io ho la tavola pienissima di roba. Poi cosa ho preso? Di formaggi mi fa di non aver preso niente. Poi ho preso questi tramezzini. Li ho presi tre varianti. Fanno la variante con gamberetti, quella al tonno e poi anche questa con il prosciutto cotto. Questi a me bambini me li mangiano tanto tanto per merenda, per esempio. Poi cosa ho preso? Ho preso questi tre mini dessert alla frutta e l'ho preso al gusto di mele e prugna. Mela e mirtillo e mela e banana, che non sono malissimi, non sono neanche una cosa esageratamente buona, però non sono male. Poi ho preso un pochino di frutta, ho preso le bananine belle confezionate, verdissime, perché a me garbano verdissime, i mini bambino, i mini cocomero, che cocomero baby, che dovrebbe essere decisamente più buono, però in realtà finché non si mangia non si scopre, perché dentro non c'è nessuno. Lo metto un attimino in una busta perché altrimenti e mi pesa. Allora, poi che ho preso pomodorini ciliegino, che in realtà sono più grossi di quelli ciliegino, però a me piacciono. Poi ho preso ho preso anche per formaggio, ho preso anche questo qua, che è un formaggio misto grattugiato. Poi avevo preso l'albicocchine, aspettate, le piglio. Albicocchine, venite a me, eccole qua, albicocche, le metto qua. Poi ho preso, eccole qua, le peschine noci buone, quelle senza pelo, perché a me quello di pelo le mi fanno effetto a toccarle e non mi riesce di mangiarle, davvero.
Allora le piglio quelle senza pelo. Poi ho preso la verdurina, ho preso invece carotine in filangè, belle sfilangettate, perché a me mi fa fatica. Poi ho preso, allora, rucolina, perché vorrei fare un carpaccio con la rucola e il grana. Poi ho preso pomodori, sono sacchettati, ma sono quelli oblunghi, che a me piacciono più sul verdino, quindi poi pomodorini questi piccolini ve li avevo fatti vedere, non me li avevo, se no e li piglio in mano le stesse ossa e ve li fa vedere due volte. Poi che avevo preso? Da qualche parte ci sono pure cetrioli, ma sapendolo ho cacciati, eh. E dai, li cerco. Eccoli, cetrioli, anche questi. Poi ho preso le birre di verdura, ne ho preso altro, la piglio via via perché la bella è troppo caldo, la matura e poi la si butta via. Le birre per il mio compagno, perché lui è alcolico, io sono super astenia. Ora poi ho preso il pan carré, questo qui, ragazzi, no, perché poi tutta sta roba, poi vi dico quanto ho speso, una bischerata, quasi nulla per tutta sta roba. Ah, poi ho preso il farro, perché stasera voglio fare l'insalata di farro, e ho preso infatti il condimento, però ragazzi l'ho preso bello e fatto. Sottoli, questi grossi ne ho presi due, e questo piccino, scusate, io ogni tanto vengo, e questo grosso e quello piccolino, ecco, ne ho presi due e due, perché hanno comunque all'interno dei condimenti diversi. Poi ho preso per i bambini l'estate, il tè deteinato, sia il limone che alla pesca. Questi ne ho presi quattro. Poi ho preso, che vi fa vedere, il mio panino di segale. E poi ho preso ketchup. E poi, che ormai i latticini ve li ho fatti vedere, ma ho visto ci sono anche le mozzarelle e ve le fa vedere, mozzarelle. Questo è un pacco da 4 e costa veramente una sciocchezza e sono poco buone, però. Poi vi faccio vedere che cosa avevo preso di, preso succhi di frutta. Oh, ragazzi, alla pesca. Confezione da 6. E poi ho preso questi qua, che sinceramente la prima volta li prendo e non so come sono, questo pacco multivitaminico, sempre da bere per i bambini, che poi ragazzi di vitamine in realtà ce ne so fuori di molto del zucchero. Questa roba ragazzi fa tutta male, ve lo dico, perché io canale del benessere, ma questa roba fa tutta male perché ci sono tutti i grassi idrogenati. Allora, questi sono dei cracker che a me piacciono tantissimo, con riso soffiato, io li adoro. Poi ho preso questi, ragazzi, no vabbè, questi sono degli snack di mais non fritto, questo è al gusto rosmarino e questi invece sono all'olio, semplicissimi. Io questi me li sgranoccherò domani sera in live e li dovrò nascondere, nel senso li metto proprio nascosti nel mio armadio, perché altrimenti il mio figliolo piglia pasta e fa pulito, sicché questi spariscano subito. Poi ho preso dei fruiaini da mangiare. Allora, queste sono le mie gallette, scusate ragazzi, mi sono levate le treccine e ora le fai una granata di saggina. Queste gallette di riso ricoperte cioccolato fondente, anche queste mi devo nascondere perché se no me ne finiscano, e io invece tutte le merenduzze. Allora, per me mi sono presa queste barrette di cereali con frutti rossi, che a me piacciono da morire. Poi ho preso uno e due, guardate bello, questo è stracciatella, tutto ricoperto di cioccolata, questo è per quelli che non guardano, stanno a guardare, e questo invece effetto marmorizzato, sempre tutto ricoperto di cioccolata, buonissimo, però fa malissimo, ve lo dico. Poi questa tortina, buonissima, ripiena al cioccolato, la fanno la tortina anche ripiena al gusto di limone, però stucca da morire, veramente troppo dolce. Poi ho preso questo roll, sempre dolce, ripieno alla crema alla nocciola. Poi ho preso un po' di merendine per la prima colazione, quando i bambini a volte vanno anche a scuola, non c'è scuola, ma comunque. Tortini, questi sono tortini ripieni alla crema di latte. E uguali ho preso i mini tortini farciti con la cioccolata.
poi plum cake con gocce di cioccolata, che a casa nostra la cioccolata è non garba tanto, si capisce. Poi le crostatine, poi crostatine al cioccolato e croissant mega gigante pacco con la ciliegia dentro, marmellata di ciliegia dentro. Poi mi hanno richiesto queste che sono tipo Twingles, ma costano veramente una bischerata. Allora, tutta questa bella grossa spesona io l'ho pagata, provate a dire una cifra, praticamente nulla, 96 euro e 33 centesimi, quindi praticamente cioè un risparmio assoluto, nel senso un forte forte risparmio. Ragazzi, il video, il mio primissimo video vuota la super spesona finisce qui, spero vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi, seguitemi su Instagram ragazzi, commentate, condividete, io vi adoro, voi lo sapete, vi adoro tanto, vi stramo e ci vediamo nel prossimo video, ciao!